Salve a tutti Simmers, benvenuti al mio canale, io sono Maryshell e siamo nel, no, sta aumentando, nel After Cinderella e abbiamo, lei che si sta addormentando, si è addormentata benissimo, no, no, dai, vai a dormire, ce la puoi fare, vai a dormire. Fai un pisolino, no, no, dormi proprio, siamo nell'After Cinderella ed eccoci qui che già facciamo danni. Sono tornata qua. Proprio perché vorrei vedere la sim partorire, visto che credo manchi proprio poco, ha una fame da lupi, siamo al secondo trimestre, vale la pena seguirla. Lui sta mangiando un gran bel pezzo di torta, lei vuole parlare con suo padre, ma sono le 5 di mattina, quindi magari potresti anche dormire in realtà. Anche perché credo che debba andare, no, a scuola no, però insomma alle 5 di mattina. Magari. Lui praticamente cosa vuol fare? Vuole parlare con Cenerentola? No, non è proprio il caso, sai. Non capisco perché mangi qui, ma non importa, mangia. Se la cosa ti fa felice, mangia e ripulisci magari il piatto. Bravo, complimenti. Ecco qui, bravissimo. Allora, adesso lo mandiamo a fare i pipì e poi a dormire. Ah, e mi sembra anche molto soddisfatto. Forse non era solo pipì. Avanti. Vai, vai a dormire, su. Poi magari mandiamo Cenerentola da qualche parte. Volevo fare anche quella cosa che mi avete detto di farle mangiare sia carote che fragoline. Allora, per fare una cosa più veloce, visto che non abbiamo tempo. Ma non ce l'hanno un computer, ragazzi. Questa cosa è gravissima, non hanno un computer, lo metto subito. Ecco qui il computer. Allora, io vorrei fare ordina pacchetti, quindi ordina voto mostri, anche voto mostri non sarebbe male. Acquistiamo semi. Allora, acquistiamo frutti, perché mi pare che erano carote e non mi ricordo più però, e verdure, beh, sono carote sono sicure, fragole, sì, carote e fragole. Fragole per le bambine, se vogliamo far nascere bambine, e carote se vogliamo far nascere paschietti. Allora io farò prendere a Cenerentola ambedue le cose. Apri un pacchetto, benissimo, quindi svegliati un attimo e apri questi pacchettini. E non c'è né la carota né la fragola. Benissimo, benissimo. Quindi potremmo farle ascoltare musica alternativa. Intanto mettiamocela in frigo, visto che ci siamo. Pensavo che ci fosse. Ogni tanto c'è la carota e anche la fragola, mi pare. Vabbè, pazienza. Magari le facciamo ascoltare sia musica alternativa che musica pop, che anche questi appunto sono metodi infallibili. E vediamo cosa ne esce praticamente. Ma tu hai fame, continui a mangiare. Sì, vabbè. Fai una cosa, prenditi un cono. E tu avresti bisogno di socialità, quindi puoi parlare anche con tuo padre. Parla di giocattoli, anche perché sono molto amici lei e il padre, quindi ci sta. Ci sta, racconta barzelletta. Racconta una storia sciocca, vediamo cosa vorrebbe. Iniziare un raduno del club. Lei è negli avanguardisti. È un po' che non andiamo, ragazzi, devo dire. È un po' che non andiamo nel suo club. Magari li inviterei qua. Così intanto possono leggere, fare i compiti. Facciamo così: iniziamo il raduno e restate qui. E tu potresti appunto fare i compiti. O fare i compiti insieme, non so se però. Ok. Così abbiamo fatto anche un raduno del club. Lei cos'ha nell'inventario? Anche un caffè espresso al limone, ancora buono? No, non credo. Ripulisci. È stanchina, ancora stanchina, ragazzi. Oh, sono tutti qui. Lei fa i compiti con lei. Benissimo, benissimo. Sono contenta che abbiamo anche degli adolescenti in mezzo a tutto questo. Lui praticamente niente, come se non stesse succedendo niente, naturalmente.
Magari la bambina la lasciamo qui e andiamo solo con Adamo e Cenerentola per ora. Sì, dai, direi che possiamo anche andare. Tu svegliati, dai, mangiamo da qualche altra parte e viaggiamo con Cenerentola, ovviamente. Eccoci qui ragazzi, allora siamo alla spa alla fine perché ho pensato che far fare un po' di esercizio ai nostri Sims non sia male e direi di andare al corso magari di yoga. Vediamo un po', si può cliccare, non è ancora cliccabile. Lei dove sta andando? Indossa un accappatoio? Sì, non è male l'idea, indossate pure un accappatoio, però poi vorrei partecipa. E anche tu direi partecipa. No, ma non puoi partecipare. Non può partecipare. Ah, è vero, ma mi dimentico sempre che non può. È vero. Però potrebbe farsi fare un massaggio. Ricevi un massaggio con le pietre della fertilità. Ragazzi, facciamo fare un massaggio della fertilità alla nostra carissima Cenerentola. La pipì l'ha fatta tutta. Benissimo. Lui è triste, mancanza della famiglia, ma cioè voglio dire, non è che sei da solo qui, eh. Comunque guardate la leggiadria proprio del nostro sim, proprio. Ok. Sì, vediamo come va. Vai, piegati, piegati, proprio uguale, uguale. Girati adesso. Rischia di caderci, ragazzi. Però sta alzando la barra, dai, dai, su, 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 ce la fai. Oh, benissimo, ho raggiunto il livello 2 di benessere, perfetto. Lei sta facendo, ragazzi, il massaggio della fertilità. Meglio di così, non si può. Ottimo. Ottimo davvero. E poi le farei fare anche un massaggio ai piedi. Massaggio alle mani, massaggio ai piedi. Se ne sta andando? Vabbè, vediamo se glielo fa. Intanto lui è lì che si sta ammazzando. Lei è ferma, forse è più intelligente. No, Lorenzo è un tipo. Ok, sì, in effetti è un po' deluso da se stesso. Ma dai, dai, pian pianino si impara. Questa posizione la sanno fare tutti benissimo. Posizione di riposo, fantastico. Magari fatti fare un massaggio pure tu da questa signorina, riceve un massaggio alle mani. Ok. Oh, ma lei proprio tipo se la sta godendo come se. Oh, massaggio della fertilità, ragazzi, ma voglio dire. Vogliamo? Vogliamo dire qualcosa? Allora, riceve un massaggio, massaggio ai piedi, vediamo se. Vediamo che interazione ci ha dato. Allora, carica di fertilità. Il sangue ribolle di vitalità ed energia. Procreativa. Qua rischiamo di avere dei gemelli, eh. Rischiamo, rischiamo di brutto. Se poi riusciamo a ascoltarci anche un po' la musica. Ok, ci siamo anche riusciti. Ricevi un massaggio, magari alle mani, poi. Cioè, meglio di così. Lui si è fatto male. Torsione contorta. Sembrava facile, ma non lo era. È vero. Non è così facile, tu puoi parlare con lei intanto, visto che lamentati dei problemi. Non so se possa farlo mentre è seduto, mi sa di no. Dove sta andando lei? Nulla, sta andando qui. Ditemi se c'è un senso a tutto ciò. Ditemelo perché non c'è, secondo me. Ma forse volevano un po' di intimità, ragazzi. Forse sì. Cosa sexy, si allettante e potresti portarla a mangiare fuori anche, no? Anche se abbiamo solo messo quel ristorante di pesce, vabbè, però ci si accontenta. Oh, sono anche così flirtanti, sì, io direi di sì. Magari un bel appuntamento vero e proprio con lei, dai, andiamo. Ok,
Ok, ragazzi, siamo tornati al ristorante di pesce, anche perché non ho ancora inserito nelle città altri ristoranti. Lei ha fame, ha un sonno proprio da pazzi. Forse non è stata l'idea migliore del mondo, però vabbè. Vai qui, tu intanto chiedi un tavolo per due persone, avanti. Magari mangiamo giusto un piatto. Ho mandato lei al bagno a scanso di equivoci, perché insomma. Vediamo dove ci porta. Al suo posto l'altra volta, non credo. Qua c'è un bel posto per due. Ah, ecco, ci piace. Sì, anche se saremmo stati bene anche dentro, devo dire, per una volta. Ok, siediti qui. Accomodati anche tu, direi, assolutamente sì. E ordiniamo qualcosina di carino. Ordina per il tavolo. Al limite, se lei non ce la fa più, ce ne andiamo. Allora, per lei dell'acqua, quindi niente di alcolico. Per lui, magari del vino rosso ci sta. Poi qualcosa di buono, magari qualcosa che non faccia male. Trota alla mugnaia. Aragosta al temidoro. Salmone, sommato di pesce, tacos di pesce, cioppino, io direi una trota alla mugnaia per lei e un cioppino per lui. E basta, direi che per la serata va più che bene questo. Sapendo quanto i Sims stanno al ristorante, è più che sufficiente, credo. Ah, dobbiamo fargli fare conversazione, devo dire. Quindi chiede la sua giornata, romantico, complimentati per l'aspetto, bacia, no, esprimi affetto, facciamo un po' di cose carine. Cerchiamo di far andare decentemente l'appuntamento, magari. Complimentati per l'abito, benissimo. E dove sta andando? No, ragazzi, no, perché? Non lo sapevo io che aveva troppo sonno. Vabbè, lasciamola dormire. Intanto ci arrivano i piatti, magari. Infatti, ecco i piatti. È molto, molto romantica la cosa. Ecco i piatti, ragazzi. Lei dorme e i piatti sono lì. Fantastico, fantastico. Ma intanto si è fatto un pisolino. Mangia, mangia, bevi. E tu dove vai? Stattene, assolutamente fermo, mangia e bevi. Guardate qua, rifletti sulla pienezza del bicchiere, assolutamente sì. Facciamoli parlare ancora un po'. Vabbè, sempre del più e del meno. Più che altro per riuscire a mandare un po' avanti la cosa qui. Magari conversazione profonda. Discuti delle tecniche di ballo, dai, parlato un pochino. Anche se lui deve andare in bagno, ragazzi, sono distrutti. Temo che questo appuntamento andrà malissimo. Non vorrei dire nulla, ma temo proprio di sì. Sì, ma proprio andrà proprio malissimo, ragazzi. Proprio sì. Comunque hanno finito di mangiare. Vabbè, io direi di andare a casa, eh. E finiamo anche l'appuntamento, anche se è andato proprio male, ma fallimento appuntamento, va bene, il ristorante si augura che bla bla bla, è andato abbastanza male, direi, la cosa. Comunque non possono più stare, veramente, troppo troppo a disagio, decisamente. Poi vai anche tu a casa. Eccoci qui, ragazzi. Allora, lui è stanchissimo, vattene a dormire. Lei è più che stanca, direi. È sfinita, quindi dormi. Meglio se dormono tutti. Tu come stai? Lei sta benino, però anche lei può dormire, direi. Assolutamente sì. Quindi vai a dormire. Le comprerei anche dei vuotomostri. Tu cosa? Non vorrai fare un pisolino, spero. No, vuoi andare a dormire, perfetto. Però si sono abbastanza divertiti al ristorante, nonostante non sia andata chissà come. Lei dovrebbe essere al terzo trimestre, intanto, vediamo un po'.
Non me lo dice? Sì, siamo al terzo trimestre, quindi partorirà tra puntini e puntini di domanda, quindi non lo sappiamo. Roberto ha scoperto che no, 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 aiuto. Sta svegliando i genitori, giustamente. Oh, ha svegliato il padre, almeno quello. Non ha svegliato la madre, è già qualcosa. C'è un mostro sotto il mio letto. Ah no, ha svegliato anche la madre, perfetto. E lui sta andando a farsi il bagno, benissimo. Invece io direi di nebulizzare il mostro. Così la bambina può tornare a dormire. Fantastico. Lei, meno male, è tornata a dormire. Lui, beh, può anche farsi il bagno, effettivamente. Fatti un bagno con la schiuma. E lei sta malino adesso, però guarda, fai una cosa, riprendi le forme, disegna un qualche forma. Intanto ti passa la paura. E poi anche tu torna a dormire. Vogliamo arrivare al parto. Un po' di cose le abbiamo fatte anche fino adesso, ma io gli farei ascoltare un po' di musica, la nostra Cenerentola, se facciamo in tempo, ovviamente. E poi lei si può rimettere a dormire. Vediamo i compiti, a quanto è arrivata quei compiti. Sì, no, li ha fatti però. Deve fare le attività extracurricolari, ma va bene, dai, ci sta, ha fatto i compiti. Lui ha bagnato tutto, benissimo. Dormite, dormite. Poi, cosa potresti fare? Accidentaccio. Ragazzi, lei sta esplodendo in tutti i sensi, eh? Lei non ce la fa più. Avanti. Vai a fare pipì subito. Oh, mamma mia. Deve divertirsi. Allora, io ne approfitterei. Vediamo. Cambia stazione. Mettiamo intanto musica alternativa. E gliela facciamo tipo ascoltare. Ascoltala. Vieni giù e ascoltala. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Gravidanza in travaglio? Davvero? Partorisci all'ospedale? Partorisci? Non era comparso il simbolino, ragazzi. Non lo so, io direi di andare a partorire all'ospedale allora. Partoriamo all'ospedale, partecipiamo e portiamo naturalmente il nostro love. Vai. Oh, eccoci qua. Lui è in panico, benissimo. Facciamoci registrare al banco. Non abbiamo fatto in tempo a vedere, a sentire tutte e due le musiche, però, eh. Non so cosa ne verrà fuori. Lei ha fatto trattamento per la fertilità, ha ascoltato la musica. Cosa ne uscirà, ragazzi? Cosa ne uscirà? Meno male che non è messa malissimo come bisogni. Dai, avanti, fatti registrare e cerchiamo di fare le cose fatte bene. Lui ha fame, vabbè, dai. Una fame pregenitoriale ci sta. Cioè, lui è qua che si cucina le cose, si prende tramezzini, cose, pasticcini, giusto, giusto. La moglie sta solo partorendo. E sta anche andando, eccola. Sta andando. Vai qui anche tu subito, anziché mangiare. Pasticcino te lo pigli dopo. Oh mamma mia. Cosa nascerà, ragazzi? Cosa nascerà? Oh, ecco qua. È nata una femminuccia, ragazzi. È nata una femminuccia. E ora io, i nomi di femminucce che mi avete consigliato. Non mi ricordo più. Benissimo. Sofia, Federica. Mi avete detto di chiamare una femminuccia anche Maria. È un po' il mio nome, però va bene. Potremmo anche chiamarla Maria Conte. Ci sta, me l'avete consigliato, quindi io ci sto. Va bene. Chiamiamola Maria. Maria Conte. Andiamo. Vediamo se c'è qualcos'altro. No? Sono una femmina? Una femmina di nome Maria? Oh, va bene, è nata Maria. Ho seguito il vostro consiglio, poi prenderò anche altri nomi, ragazzi. Con calma. Oh, ciao Maria, che nome originale.
carità, è il mio nome, quindi non è che mi dispiace come nome neanche. Fatti registrare? No, no, vai a casa, direi. Aspetta il tuo turno. No, vai a casa. Lui sta tornando al pasticcino, io non ci posso credere. Lui è tornato a mangiarsi il pasticcino, ragazzi. Non ha rinunciato al suo pasticcino. Rieccoci a casa, ragazzi. Praticamente lei sta benissimo perché appunto dopo che partoriscono, direi, fanno nuotate senza vestiti assieme. Anche lui penso non ha sonno, no, stanno tutti bene, direi. Quindi anche lei dovrebbe andare a scuola tra 21 ore, sì, è vero. Però potresti fare le attività extracurricolari. Dov'è il nostro bambino? Anzi, la nostra bambina. Eccola qui, sospesa in aria come si deve. Quindi mettiamogli una culla. Eccoci qui, ragazzi, ecco la nostra culla. Questa è una culla appunto di materiale personalizzato. Una ragazza me l'ha chiesto, quindi è una culla personalizzata che va scaricata. E niente, ho dato uno dei nostri dei nomi che avete consigliato, il primo che mi sono appunto ricordata. Me ne avete consigliati tanti di belli, dobbiamo assolutamente usarli tutti. Adesso io me li devo andare a cercare un attimino, anzi, facilitatemi le cose, scrivetemeli sotto questo video i nomi che mi avevate scritto anche in precedenza, così stavolta me li segno subito. Stanno facendo cose. Ah, va bene, stanno nuotando senza vestiti, naturalmente. Ma la cosa è molto molto carina, spruzza. E niente, magari chiudiamo in bellezza, potremmo fargli fare un fichi fichi da qualche parte. Magari dove potrebbero fare fichi fichi? Non è che hanno tanti luoghi, cespugli non gliene ho messi, stanzini non gliene ho messi. Ma quindi io direi fai fichi fichi qui. Mentre la bambina fa i compiti ed è ignara di tutto e ancora non ha visto la sorellina, quindi lei è ancora tranquilla. Chissà come reagirà nel vedere la sorellina. Lo scopriremo questo nel prossimo episodio. Intanto con tua madre tu non parli, ma fai i compiti, ti ringrazio. Cioè, io gli ho dato l'interazione di fare fichi fichi e lei si va a vedere la TV e lui va a mangiare, il che ha molto 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 senso. Va bene. Benissimo. Quindi lui si presenterà nudo davanti alla figlia, il che veramente è bruttissimo. Fai dei versetti, coccola e direi culla. Ok, meno male che si è quantomeno rivestito. Fantastico. Riprendi le uova, va bene, cucinale. Lei è imbarazzata. Ottimo, ottimo. Abbiamo una famiglia degenerata, un nuovo arrivo in famiglia, una bella bambina. Non so, magari avremo anche altri figli. Vorrei fargli fare un maschietto. Magari stavolta cercheremo di fargli ascoltare molta musica alternativa, fargli mangiare carote perché tutte femmine. Dai, ci vuole un erede maschio anche, oltre che eredi femmine. Quindi va bene, noi ci possiamo fermare qua. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!